Presentano e voice. Bisogna un po' di luce. Stare sul muro. L'altra parte, senza dall'altra parte, l'altra parte. Vai, senza tutto. Aspetta, no, Luca. Rinuncio. Sei troppo veloce. Ododo! Deve stare più calmo, pian pianino. Sarza tutto a sinistra. No, al contrario. No, stai giù. Ci rinuncio. Luca, fai il giro intorno ai pali e passi dietro di noi. Fai prima. Vuoi il mio posto? Dai, ti lascio il mio, dai. No, ma è uguale. No, è più. Deve andare via dritto. Fai il giro intorno ai pali e È più passi. facile così. Vai, vai, prenditi il mio. Ma che era solo rumore? Era uno dei CB con CB. Fammi spegnere su CB, dai. Che buono il Maxibon. Vai fino in fondo, vai fino in fondo. Ti piace il biscotto, Rick? Vai fino in fondo, Luca. Luca, ascolta, non fa come fa Davide, ascoltami. Vai fino in fondo. Vai, senza. Passaci dietro. Vai, cammina sotto al muro. Il palo, occhio al palo. Occhio a Dimmi, Paolo. Aldo. Vai, senza tutto, senza tutto, senza tutto. Non mi ascolta. Vai, senza tutto. Vai, 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 vai. La drizza adesso, vai verso avanti. Fermo. Vai verso avanti. Sì, ma è passato in mezzo a 5 camion. Sì, fa prima Vabbè, così. dai. È Power Gaming. Ecco qua. Aspetta, vado dietro. No, è quello il tuo problema. Devi andare avanti, non dietro. La drizza dall'altra parte. Fermo. Bravo, bravo. Mettiti dritto. Vado dietro. Qui, no, adesso. A posto. Ce l'ho fatta. Ci accontentiamo, fermo a mano, spegni tutto. Prima muore, vai. No. Raga, ma che fate lì? Dove Questo mi sa già sui coglioni. Lì dietro. Perché non c'è posto qua, ci siamo messi dietro. Romani andiamo di parcheggiare, sti cazzi. 4, 8, 9, se viene pure Leo siamo in 10. Andò, come si stacca il CB? Tasto destro del mouse e clicchi in qualche parte sul CB. Scrivete, raga, eh. Cosa? Per lo stack up. Iscrivete, se no vi chicca. E che devo scrivere? Niente, fai ifron spazio invio. Ok, non riesco a parcheggiare mangiando il gelato. E come si scrive con mio? Fai ifron. Apriamo l'invio, cazzo. Grazie, fai ifron spazio invio. A posto. No, è francese questo, non sai. Ecco qua. Dai che ho voglia di partire. Andiamo in schiaccio il tasto destro, ma non fa niente. Bene, Nico, tu. Sto destro, esce la prima, Paolo. Rick, vuoi che mi sposto? Apri lei il CB. Stia calma. Apri il tab, no, Paolo. Stavo. No, no. È che avevo il gelato nelle mani. Ah, adesso sì. Guarda, sopra le. Levati. Le aiuole. Bravo, fai danni. La vedo un po' difficile entrare qua. Se mi tocchi tira e porto. Se mi tocchi tira e porto. Non puoi perché non, in una zona non collige. Cos'è che hai detto? Ha detto che è stupido. Che mi CB? Hai toccato, guarda, quello mi ha toccato. Che CB, raga? Certo. E quanto conviene mettere il CB? C'è un casino. Sì. Però non ancora, ci sono i francesi che devono chiedere il cazzo però. Bonjour, tu puzza la culo, ne? Paolo, vieni dietro, vieni. Ragazzi, stasera andrò in live. Sì, sì. Colosseo voglio... full RP. Stasera entro live, ragazzi. Colosseo full RP.
No, non ce n'è proprio pure RP. No, ETS pure RP. Bello, ETS pure RP. Allora, overclock scheda video. Ma che nido il cavo? Quello ho fatto Luigi, boh. Vabbè. Permesso, scusate. Oh, cazzo sta andando? Cioè, due col daff. Chi manca? Paolo? Dove sta Paolo? Ancora qua. Paolo! 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 Ma Cipriani, guarda il tag di Cipriani, cioè io lo banno a questo. Cipriani? Dove? Sta arrivando un certo Ressonico 86. Spostatevi tutti. Spostatevi. Occhio. Spostatevi, raga. Mi raccomando. Attenzione, che arrivi con Mercedes col DAF per scagno. Chiudete il camion. Andiamo con il DAF col volo. Anto, ma possiamo fare qualcosa per sto Ressonico? Eh? Un warn. Cosa del genere. Warzone, no, non mi piace, Ale. No condition, Paolo, ci puoi passare dentro, eh? Ah, ok. Non dirglielo così, gli complicavi le manovre. Ok. Puoi trapassare Stefano. Andrea, giusto Andrea. Allora, scriviamo euro. Qui siamo tutti Scania, tranne... No, c'è anche un Iveco, non l'avevo visto. È un DAF. Ecco un Mercedes, due Mercedes. Quello che dici. È il Volvo. Convoglio, come si chiamano? Revolution. Quanti siamo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah Luca, c'è ancora questa skin qua, questa è... Piano. L'avevo cambiata. È metallizzato questo grigio qua, eh. Poi vedi che sei autista adesso, devi mettere la virgola. Ah, siamo due DAF. Come si mette la virgola? A livello 18 dici, sì. L'hai sbloccata poi? Raga, andiamo in ordine di... controllare, sì. Ragazzi, con calma, dai, poi te lo fai. Andiamo in ordine di numero. Tipo primo direttore, andiamo in ordine come siamo messi, senza che impazzisci. Beh, ma dopo... basta che ti ricordi il tuo numero. Sì. Come si fa a mettere la targa personalizzata che ho appena visto? Io me lo ricordo, ma non so se è più alto il passo del vostro. Cioè, 3-4. Allora, primo è Anto, poi c'è Rick, poi ci sono io. Ma perché non andiamo in ordine? Così siamo in live e non facciamo. Sì, come stiamo, dai. Esatto. Parte Davis e poi tutti gli altri. E poi io voglio stare davanti a Dale, così è in live e lo faccio finale. Anche io sono in live. Oh, sta ancora vaccheggiando palle, ci ha messo come Ma tu capiti dove fa manovre quei pali qua. Tra Pale e Paolo, non si capisce. No, più da che pubblico viene la predica, quello è. Che cosa? Guarda qua, va, che stiamo parlando. Vieni. Fermati. Posto. Vai benissimo qui. Raga, Cipriani lo cacciamo fuori dopo il convoglio, eh. Perché? Ma non sta Cipriani? Perché non c'ha ancora il tag su Tagbook, c'ha il... Ma dove sta? Guarda il tag Romania, cioè... Se è un'azienda nostra o se è Romania, fammi capire. Aspetta che lo posso... Cazzo, lo così lo cacciamo in live. Dov'è? È qua, parcheggiato in mezzo alla strada. Vabbè, meno male che non c'è il tag nostro, dai, lascia stare. Ma come? Poi dopo ci penso io. Ma dove? Da dove carichi Davide? È all'ingresso dell'azienda, no, sul marciapiede. No, non lo calcolare neanche Davide, perché poi domani è male. Cipriani 95. Allora. C'è ancora il logo di della Wolf sulla figura. 10 minuti. La skin della Wolf. E vabbè, sono passati solo 9 mesi. No, ma diciamo 6 mesi.
fumare una sigaretta e arrivo, dai, tanto 9:30 si parte. Vedete l'ordine più che altro. Arrivo. Ma Davis poi. Sì. No, l'ordine di partenza delle aziende. Ah, questo. Arrivo. Ok. Apre. Ah, perché siamo solo due aziende, tre aziende, due. E loro no, con voi che se usa chi è? Ah, tre, quattro. No. Però potevano mettere che da fuori si vedeva il finestrino andare giù. Si vede solo dentro. La cosa buona è che si parte di giorno, almeno. Di giorno, io perché notte? E sono i 5 la mattina, come notte? Speriamo di partire alle 9:30 giusto. Però non c'è il sole, capito? Vedo che. È solo i 5, avrà mezz'ora. I miei occhi. Arriveremo a mezzanotte. Minchia. Vabbè, se fanno. Stesse fanno troppo. Troppo lenti. Però belli. 80 all'ora infatti. Uso i miei 730 cavalli. No, sono pazzi che si fanno 80 all'ora. Minchia. 90, 90. Sai. Io ho fatto un convoglio. Sì, abbiamo fatto un convoglio di 1000 km in 3 ore. 45-50, figurati. No, vabbè, quando si è in tanti ci sta andare a 90. Nel senso che. Rick, con l'Euro Italy ti ricordi? No, lì andavamo a 30 quando andavamo forte. Non riuscivo neanche a attaccare il cruise perché a 28 all'ora non si attacca. LOL. Cioè non è una cosa normale. Perché sono pure vicino Paolo. Guarda, no? Wow, andava di come arriva a 90. Casualmente Ale sono vicino a te. Casualmente. Questo è destino. Che destino di merda. io voglio bene a tutti, ricordatelo, raga, tranne una persona. Vai a cagare. Ma per una volta che stavo per dire Rick, vedi che ti senti sempre preso in causa. Come mai? Pensavo di Jesse Paolo, per quello. Paolo. Oh, sta arrivando un altro. Ma sono sempre due rompicoglioni di prima. Ah sì? Sì, questi qua sono da prima che rompono le palle. Ah, Francesi, chissà che si prendono entrambi i pali. Chi è arrivato qua? Bronze. Ho preso il palo, fratellino. Ma devo parcheggiare sto però. Ma gli posso dire che sono fuori dagli europei? Sì, sì, ti prego. Vabbè, quando finisce il convoglio possiamo partire. Esatto, sennò questi qua ti fanno un dritto alla prima curva. Al lavoro. Ma questa è una botta a parcheggiare lo sigaro. Ma come lo devi parcheggiare? Ma che cazzo? GG big bro. Io pensavo di essere messo male a fare il parcheggio, ma regà. Lancia fuori da giro pay, no! Rosicate. Ma come? Tanto non hanno mica capito un cazzo, sai. Beh, dove sta? Google Translate? Ma secondo voi l'hanno capito che sono fuori dagli europei? No. Aspetta. Comunque siamo in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh. Oh, 20. Speriamo 10. Che non facciano le curve come Mbappé e calcio e rigori. Siamo in 10, no? Qua in 20 siamo provati, qua. Siamo noi, raga. Così. Siamo in 10, ci sta pure su Cipriani. Ma io non lo chiuderei, come no. Non per molto. Se viene Andrea, chissà se viene Andrea. 2, 3, 4, 5, 6, 7. E in più si sono prenotati, mi sa. Ma neanche nel Discord Cipriani. Ma siamo tantissimi, signori, sorridete che vi faccio una fotografia. Ho detto sorridete, no, rompete il cazzo.
posso ridere così. Perché mi dissocio. Allora, impostazioni, suono, suono clacson disattiva. Ok. Guarda che vi ho forzato a smettere di rompere i coglioni. Faccela. Va. Pittato! Aia. Bellissimo. Due. Bellissimo. È stato quittato. No, Rick, dai che sta facendo la foto. Le cose succedono solo su Ancio Logistic. Ragazzi, se volete in questo adesso gli ruba il posto, magari. No, no. Li chiamo in 9 veramente. Eolo? Rick? Eolo cosa? Ah, ok, pensavo che ora. Dai, 6 minuti alla partenza. Dai, dai, vieni, Rick, che c'ho la foto pronta qua. Appena entri, scatto. Lato scatto. A porta. Mi rimbezzano. Ma io non ho capito perché vi ha fatto ridere. Perché nel frattempo che dicevi, sei sceso su, tac, nessuno ti cagava, piccato. Buonasera, buonasera, mi si sente? Ci ma ho detto niente, per quello non mi cagava nessuno. Affermativo! I love la Cipriani. Ecco, ecco. Affermativo, Musantan. Musantan. The Nash Fix, questo. Ah, no, mi dissocio. Sarà l'ultimo viaggio che fa con noi. Cinque minuti, Oh, viva la France, ce la fai a parcheggiare? Viva la France. Mica due, e infatti siete in quattro, coglioni. Mica due, che ha detto? Erano due, quindi. Mica due. Infatti non sono due. Quattro. Diablo, Chris, Kiro, Mica. Micado. Cadono i coglioni tra un po' a vederlo parcheggiare questo qua, cioè. Oh, abbattuto. Abbiamo di peggio, nella nostra azienda, lascia stare. Ma che, no, ma sai perché? Questi qua, quando sono arrivato io, a rompere i coglioni, ok, mentre parcheggiavo qua, madonna benedetta. Oh, quando ci mettiamo in russa a parcheggiare? Danno Kit Kat. Dicano Kit Kat. A chi? Kit Kat. Cipriani, non lo vedo. Ma magari. Chi cazzo? Mi dissocio dal dissociarmi, ragazzi. Andò, quindi com'è la griglia di partenza qua? Come stiamo? Parte prima Davis e poi a seguire, dai. Sì, ma stiamo male. Quindi io dietro ad Ad. Pericoloso. Madonna, c'è anche l'Euro Italy. Ma che porca madonna. Loro stanno in fondo. Ah, meno male. Comunque. Se no arriviamo sabato. Oh, le Dan, sei dentro per i morti, eh? Sì? Avete messo strade secondarie, raga? Sì. No, come si mette? È nelle impostazioni. 1036 può essere. Premo esc, poi come devo fare? Impostazioni, opzioni. Opzioni. Gameplay. Sì. Sono 1036 km, vero? Scendi. E modalità di navigazione. Cos'è il marcatore strade. Streaming? Che strade secondarie? Gli hanno parcheggiato. Abbastanza no, non hanno ancora parcheggiato. Stazione telecamera. Telecamera, sali sopra.
Ma sono i camion? Hai messo il gameplay? Sì. Allora conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La tredicesima impostazione. Comunque Nicolas Morali mi fa tranquilli che ci passiamo davanti all'hotel. Perfetto. Modalità di navigazione. No, è scritto eventi stradali casuali. No, non ce la posso fare, cancello. Eventi. Sopra, vai sopra, due sopra. Difficoltà, parcheggio, modalità di navigazione. Ah, a posto, che devo mettere? Strade secondarie. Ok, dopo la cambio, perché poi. Okay. Dopo la cambio. Ho fatto ritardo. Vieni, vieni, che ce la fai, Andrea, tanto già sei pronto. Oh no, perché sto mangiando ancora. Vabbè, allora a posto, dai. Si capivano sti 1000 chilometri per Andrea per arrivare a 80. Si capivano sti 1000 chilometri, mannaggia. Vabbè. Ne farà 40.000, non ti preoccupare. Ho visto che più altro dal settimo al terzo posto. È una bella battaglia. Di tutti lì. LOL. Un francese l'ha scritto, LOL. Ma mi abbassa che ho superato Davide, quello importante. Ok, ci sto. Ma voi tutta a convoglio state, Ordine è sparso? Jack, sì. Guarda il tiro alla live. Vedi lì, Porca madonna. Chi è che porta la gonna? Davide. Raga, l'ordine fra un po' lo scrivo. Sono la regione dentro, raga. Io ho scoperto che la sera internet non c'è. Ma come 21 e 45? Perché ma come? Madonna. Allora spengo. No, vabbè, dai, mo iniziamo. No. Quanti chilometri sono? 1000. 1000. Che palle, non c'è più voglia di aspettare. È andato quarto d'ora, madonna. No, io mi sa che porto, Davis, metti in moto. Tocca a noi? Se non avete voglia di aspettare, andiamo, per me nessun problema. Ok, vai. La prima regola del convoglio, l'orario, quello è tanto se parte. A loro non hanno ancora intenzione di partire. Alle 21:45. Allora possiamo andare, dai. Per me. Sto facendo la live. Io. Guarda me. Come volete. Non guardare, no. Paolo, che ne sono tanti flower. Non fai muta. Abbiamo domani. Sì. Lavora. Come ci abbiamo? È un quarto d'ora, voglio capire 5 minuti. Un sì, quarto d'ora. No, partiamo. Vai, parti. Cos'è le parti? Ma aspetta, Davis, vai. Oh, stai ancora parcheggiando tutto, okay, francese. Okay. Per secondo. Detto, ma sì, ma noi arriviamo. Anche a bestia. Chi? Ale. Ale, perché non ti... Ma l'asco di nuovo. Vai. Ma io se ti usato... È quello che sto usando. Perché? Che cosa sta facendo quel francese? Ma non lo so. Andiamo. E da togliete, vaffanculo. Cos'è che suona in sta maniera? Dove stai andando? Ha detto che è un quarto d'ora di ritardo, domani lavoriamo. Voltare a destra. Voltare a destra. Cioè, anche perché hanno detto ritrovo alle 21, partenza 9:30. Perché pensano che uno aspetti tre quarti d'ora lì? Ma se la sto a fare un good. Io vado a fare benzina, Cipriani. Ma farebbe male,
Cipria. Prepararsi a voltare a sinistra. Oh cazzo, mi è venuto così improvviso, madonna. Oh, ma ci proviamo campo ancora. Perché vi siete fermati? Non lo so. Faccio le... Porco! Voltare a sinistra. Già i primi danni. Ma è passato col rosso, fottesino, Faccio Ma perché vi siete fermati? Spera, non ci stai guardando tutto il convoglio. Scusa, mi dico, ho fatto danno. No. Meno male. No. Vai un attimo a 60, Davis. Ci combattiamo. Ma raga, non mi inchiodate così. Dovete stare i frani. Che io mi stavo grattando il naso. Ecco come. Velocità, raga. Ma la prima volta che vedo la pioggia, cosa succede? No, a 60 che ci combattiamo, dai. Tanto è più lì. Adesso devo fare attenzione a Ricca nel cornone incubato. Non ha mai piovuto, adesso piove. Quando è l'ultimo? Il migliore. Io. Non ti segue nessuno, Valo, giusto? No, puoi andare. Possiamo andare? Sì, vai. Io ci sono. Diciamo, velocità? E i soliti 96 massimo, dai, solo strada interne, non so se riusciamo ad arrivarci, stiamo attenti. Lago ancora, Andre? Captain. No, che è successo? Era perché c'era tanta gente. A destra. Ale, stiamo rallentando. Benvenuto a guidare con Rick. Stiamo girando a destra. Ale, stiamo girando. La freccia, ho messo la freccia. Quella a destra l'ho messa. Oh, ma quel cazzo frenato. Oh, ragazzi, non ci sono tutti i giorni, tutte le sere così con voi. Siete figli, ma serio? Minchia, andiamo. Poi ce l'andiamo. C'è la presenza delle foto. Poi andiamo via. Ci sto. Sei? Sì, io sono 96. Ma è 90. Prepararsi a voltare a destra. Io vedo un pallino blu. E dopo vi porto. Voltare a destra. Vi porto ad un'azienda che non avete mai visto. Sì. Un viaggio? È lungo? Dipende da dove partiamo. Da Lux. No, in promo, ho ritorniamo. Un negozio lungo, attenzione. Io sto guardando dove ci sono. In serio. Ole. Sì. Comunque, è buono che guardi negli specchietti, ste. Ma scusami. Ma che ha scritto? Gira con gli specchietti chiusi. Ma che ha scritto Trumone? Mica si dice Trumone. L'ho scritto io. Trumone. Senza la U, Trumone. Vabbè, in italiano. Devo fare la revisione dei frani. Hashtag Trumone. Trumone. Ma l'ho letto. Trumone. Ho scritto la piemontese. E che cos'è? Una nuova pietanza. Puoi assaggiare il mio trumone, per favore. Ricco, lo vedo scarico. Un attimo lo suonerò. Oh, ma cos'è stasera il cane? No, è che stasera mi si sposta la sedia, quindi tutte le volte che accelero freno vado indietro. Come capite a me? Se serra il camion non risponde ai miei comandi. Io qua, raga, Infatti, un po' di pazzo, stai, perché già secondo me. L'ho preso in 96, ho preso il volo. No, non mi passa. Attenti, ragazzi, passa il treno.
Raga, occhio di dietro tutti i log, mi raccomando. Io non vedo niente, io mi sa che ho bruciato il viaggio, se faccio una scherzo, tocca di 100. Siamo undicesimi, su vediamo se questo Volvo ce la fai a passare. Ma c'è bravo, Ando, non ti preoccupare. Questione passaggio a dislivello, perché manca che comunque c'è. Occhio raga, è chiuso il passaggio a livello, Ho fatto un volo. Com'è chiuso? È chiuso, occhio. Come c'è? Dobbiamo fermare? No, non mi so. Ditemi se è aperto o chiuso. Io ho visto aperto. Ma magari quello che è dietro lo chiudono quando vedono Paolo. Quanto cazzo piove. Anche da me sta diminuendo. Ah, ma se piove te non frena un cazzo? Normale che arrivi lungo. Normale che arrivi lungo. Faccio che si saltella qua. Ma disattivo io la pioggia. Guarda che non puoi usare nessun mod menu. Vabbè, dal gameplay si può mettere bella bassa al minimo. Ma questo dietro perché mi sta attaccato? Io non ho capito. Davide lo sa come togliere. Davide lo sa come togliere la pioggia. Mollagli un frenone. Oh, ma non ti vedo più. Dove sei col volo? Ho rallentato, Ste, perché se no faccio la frittata. Meglio che è che non, è, non avendo il DAF non hai i sensori di prossimità. No. I punti si sono imbalati comunque. Ma che fai? Ma perché ti fermi in mezzo alla strada? No, dovevo girarmi, il navigatore mi dava. Ma porca miseria, guarda qua. L'altro po' mi prendeva il tizio dietro. Fate passare un attimo, aspetta un attimo. Vai. Ma ecco chi ho davanti? Vale, tranquillo. Oddio. Ah, ma sono quelli. Oh raga, sono quelli del convoglio, LTGB lì. LGBT al limite. Oh, porco dio. Eric, non frenare. Vi passate soltanto 6 follower tu e Razzonico. Come ragazzi, il follow, chiedete il follow a mamma, a papà, a fratello, alla nonna, nonna, cugino, parenti, amici, fratelli, zii, bisnonni, anche il bisnonno di 80 anni. Fatti guardare il gameplay di Alessio. Qua non bestemmia, porco dio, sempre un linguaggio molto soffice e non scurrile, dio caro. Soffice. Soffice non è male. Praticamente è panna montata. Cazzo Rick. Oh ragazzi, Rick mi fa paura, non lo so. Perché? Non lo so, ti vengo sempre vicino. Ma se te stai 36 cm più indietro, già cambia la situazione. Ma picchia, faccio da 1 a 3. Ti ho fatto, ti ho già... Faccio prima, seconda, terza e ti sto già attaccato al culo. Cos'è guidato? Ho davanti capo, uno che c'ha 200 cavalli in meno. Se do ma tutto chi è gas Bob? Mi salto sopra, eh? Hai Bob? Sì, ma davanti c'è uno col DAF. Ma sì, ma quello col DAF passa. Che DAF? Va lente il DAF. C'ha 200 cavalli in meno. Prepararsi a voltare a destra. Tanto Rick non manca molto al ribaltamento. 530 cavalli è un sommario più vino. A destra. Insomma, che guido. Ma perché abbiamo i francesi dietro, scusa? Perché puzzano. Perché arriveranno sempre i secondi. Ma meglio così? Grazie. Però vedi, così adesso Davide passalo, 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 passalo. Non vedo un cazzo, vedo bianco. Oh, basta pioggia, perfetto. Tanto la prima salita si ferma a destra. A destra. A destra. Davanti a Davide chi c'è? Ora. Davanti a Olio?
Boh, sta una lontanuccia. Salita soffre proprio, dai, no, cazzo! Che camion guidi tu? Il Mercedes. Non è uno Scania, mi dispiace. Oh, signore. Ma qualcuno non doveva fare un video? Quello che sta mutato. Che sta mutato? Perché il video dobbiamo fare, non ho capito. No, qualcuno abbiamo fatto le foto, il la foto, video, sì. La salita. Dove cazzo è finito quelle clip? Ah. Ah. Andate a farsi friggere. Ma perché? Mamma. Andare dritto. Io mi ricordo del NES, poi se non mi sento seguito abbandono subito. Come senti seguito? C'è Minotto dietro di te, più seguito di così. Ah, più Francesco. Ma io vedo un pallino azzurro, chi è? Luca. Ci sto, sì. Dietro di me chi c'è? Io, Guido. Dietro di te? C'è. Soledan. Ma Stefano dov'è? No, hai preso strada principale. Come vicino? Era dietro che rima, Stefano. Wow. Eccolo! Manu! Manu. Chi è? Oh, no. Entra su FM, stiamo tutti giocando su Colosseo. Scherzando. Ecco. Beh. Faccio strada. Mi è andato via. Ma so passa, sì. Rick, spostati a sinistra. A destra. Vediamo la strada, stai, non ho capito. Ah, sì, sì, ho preso l'autostrada. No, vai, che sì. Ma non c'è che bisogno di spostarsi. Qua c'avevi i francesi là dietro. Ma raga, ma avete messo il turbo? Raga, per fortunatamente si deve fare. Per 90 stiamo andando. Per fortunatamente. Per fortunatamente. Per fortuna non ho gli specchietti, sennò andavo contro il palo. Si vede che non ha gli specchietti. Della seconda botta di culo, grazie perché non ho gli specchietti. Ma come non ha gli specchietti? No. Oh, piove. C'è due telecamere. Ma dove si è messo il piove adesso? Per fortunatamente. Ah, signore, al primo piano. Ho messo perché sono al chilometro 815, quindi me l'ha allungato. Noi siamo a 721. 718. Adesso. 710. Dai ragazzi, se cercate una VTC seria, andate da un'altra parte. Il link, ma vattene a fanculo. Il link ci sta, il link dell'Anci Logistica. Azienda seria con persone serie. Qui si tiene un certo tipo di comportamento. Non si bestemmia, Dio cane. Tutta gente pulita. Con solidi ideali. Nessuno si è mai reportato. Da solo. State sempre gli altri a riportarci. Andare dritto. Tipo quel tremone di Davide. Allambeite. Ok, qua ci sono dei rallentori. Hai fatto veramente un infamato, Davide, a riportare la... Non era fatto per tenersi lui. A sinistra. Sì, è fatto apposta. Io l'ho sempre saputo, sempre. No, alla prossima, volta che ti ribalto dico che stai in mezzo alla strada da mezz'ora e ti metti banno. No, perché voglio entrare in due se siamo proprio proprio. Faccio il video a loop che stai sempre là. Io non vedo niente qua. Come cazzo piove qua?
Ah, io andando in autostrada non piove più. Bello soleggiato. Sì, perché la nuvola di Fantoz non ti può raggiungere. Esatto. Sono troppo veloce. Poi andiamo in prova. Ho tipo 3DS Max. Sta facendo. Aspetta, Andrea. Ma poi andiamo in promoto o in sim? Ah, per me possiamo andare anche in promoto, eh. Sì, no, anche per me va bene. Sì. Avete tutti a promoto? Sì. Quanto, sì, quanto sto andando là davanti? 90, 90. Ok. Anche tu, Guido. 90, e perché gli fa siamo agli 80 qua dietro? Dammi una moto, dai. Oggi Red Sonico arriverà a 10.000 km giornalieri. Ma tra l'altro Red Sonico non si sente. E poi se non siete mai sentiti voi. Allo! Paolo! Allarga bene, Ale, allarga bene, allarga bene. Che gli hai scritto in chat oggi? Andate. Cosa gli ho scritto non me lo ricordo. Contro Daff, attenzione, sorpasso. Canale Twitch serio, come fate a pingolo? Ma poco serio. Hai pubblicato il tuo, hai pubblicizzato il tuo canale. No. Paolo, scusa, ma dovevo farlo. Tenersi a sinistra. Era per prendere i flower. Voltare a sinistra. Tutti i miei flower, qua tutti i flower. Hai preso gerani, margherite. Gerani, margherite, tulipane. A sinistra. Anche qualche pezzo di marijuana, mi dissocio. Oh, ma Tostax ha detto che si doveva fare fino a stanotte Rostock Taranto e sta ancora 37 minuti. Sì, non lo so. Mica Taranto, dove sei? Non c'è. No, ma la cosa grave è che io ad Ale gli ho dato pure il livello VIP sul mio canale. È grande. Vabbè, lo puoi declassare, no, in qualsiasi momento. Cos'è? Non posso guardare sto momento. A me mi dice una cosa, Shared. Aspetta che te lo faccio io, che io faccio tantissimi server. Tantissimi copia in gol. Cos'è che ti do? Can't start Shared. Ci facciamo Kirkenes tutti insieme. Che è? Fatelo tu. È il messaggino che mi ha detto. Ma te l'ha aperto o fai bene? Cioè, fai bene, 3D sì, e poi appena entrato mi ha dato questo messaggio. Attenzione che arrivano i francesi. E ora devo capire dove devo mettere quei due file. Prepararsi a voltare a sinistra. Mettili là. Qua? Se li metti là. No. Qua o là? Dove? Là. Qua? Voltare a sinistra. Tu. Ma hai mai fatto un server tu? Sta perculando. Ma non ti sta perculando, non lo sto contando. Perché io lui che sta dicendo questo. Brivido. Cazzo, va andato impazzito, va la cicana. Ma non arriva gente. Ma li metti sui documenti? Perché li metti sui documenti? Sono. Minchia, siamo 12 in chat. Oh, raga, ma che cazzo succede? No, 10 a sta con voi, non 9. No, in chat 9. È che nessuno ha cazzo da fare. Ah, ma Ciprian fa parte della nostra azienda o dalla loro? Eva. Ancora per 5 minuti. Per un'altra mezz'ora. Tempo di arrivare. Ah, quindi sta con loro. Però chi? Con loro chi? Ma Ciprian! Con chi sta? Con noi o con lui? Sta con noi. Però ma sì, ma loro convoglio chi? Non è, mi ha mandato il messaggio in privato, ma siete partiti. Siete partiti? No. Niente, neanche in vocale. E c'è ancora il logo della Wolf. C'è il tag Romania. E abbiamo fatto a un certo punto, cioè, ma fammi capire. Da buona volontà, ma. Io mi metto il culo. Quindi in discesa quanto è vecchio oggi. Mamma mia, quanto è sexy Davide nella live. Ah, ma sei con me? Sei nella live?
Sì. Ale, perché freni? No, non mi metto il cruise. Perché c'è un tizio dietro qua, porca miseria. Aiuto, ma perché non sanno tizio? Ma un tizio francese. Ma magna baguette. Vedo qualche palla, ragazzi. Secondo me sì. Niente rampa, niente. Non va. Boh. Secondo me sbagli qualcosa. Boh, poi prova a farlo insieme a Mr. King. No, non te. Prepararsi a voltare a sinistra. Perché il testo lui? Andiamo a 90. Probabilmente no, deve mettere il retarder attivo. No, no, no. Voltare so che la... a sinistra. È la pedaliera. Forse no, c'è la il freno sarà. Questi Logitech. Io pure devo mettere un po' di punto morto. Vabbè, ormai ce l'ho da parecchio. Guarda, danni ce l'ho. Ce l'hai. Oh, compriamo tutti gli Suzu, che vi devo dire. Suzuka. Questa foto. Vedi, ma non vai più avanti? Io sì. Boia, una roba. 86, 90 il pian per aria. Vedi, 92, 93, 95, 96, 97. Oh, Fefe. Quanto ti manca, Stefano? 700 adesso. Ma che roba, poi. Oh, a me 500. Ale. Riesce a mettere pure tu quello. È certo che ci devo riuscire. Lo facciamo assieme, mano. Fammi finire questo viaggio che io non mi va il cruise e mi sento addicappato. Non è il cruise. Sto merda. No, mi sono ribaltato adesso, non dirmi 9, devo fare. No, non c'è. Ah, ragazzi, stanno sti ragazzini, Federico, quelli che stavano prima. I Federico, stanno i Federico. No, Federico, Stefano, che sono, continuano a farmi videochiamate. Broccoli. Li ho appena bloccati, cioè, ma che cazzo gli dà tutte queste confidenze, sti qui? Ma te, ma su Telegram o su WhatsApp? Su WhatsApp, oh. Ah, me devo cazzo. Fanno ad avere il tuo numero. No, io le avevo dato soltanto da cazzo, il cazzo mi aveva messo in un gruppo e se lo sono presi tutti. Il mio numero ce l'avete solo voi, raga. Ah no, perché l'altra volta mi ha chiamato Stefano. C'era anche qualche. C'era anche qualche milfone a parte Ale. Porco Dio! Minchia! Chi è che suona? Dio merda! Che porto? No, problemi col tutto cui, Dio cane. E pensa che oh, Davide! Io ho provato a donarti 5 euro, però non dice che non è attivo. La donazione. Cosa dire non è attivo? Mi dice che non è attiva la donazione. Ho fatto quando è l'altra volta. Mi dice il conto è troppo pieno. Non c'è spazio. Troppo famoso per essere per avere questi spiccioli. Ma Rick, lo sorpassiamo. Ma non sta bene. Vai. Vai, vai. È Davide, che non va avanti. Non è Davide. E chi è? Leandro. Chi è? Davis. No, Davis sta davanti a tutti. Anche appunto. Davis è chi è che sta davanti a Rick, raga? E che posso Luca. Ma sarà Luca, decide il gas. E che punto sempre sarà frenata. Tu vai piano che piove. Piove. Piano Davide, frena le curve. Frena le curve, Davide, ti stavi ribaltando. Fatta apposta, non mi ribalto. Guarda. No, perché no, rallento perché ha fatto 6000 km, 1% di danno, Davide, attenzione. Oh, dimenti. Preparati a voltare a sinistra. Leggero. No. Ma perché questo deve stare dietro qua? Ma
ma modo qua. Voltare a sinistra. Tagli una inchiodata e poi bannalo. Lanciagli una baguette. Ah no, volevo spendere il cibo, ma porca miseria. Voltare a destra. Sei contro mano, David. Mi sei dato le sigarette fabbricate, non a quelle da rubare. Ce l'avrei perché duri che giri piano, però. Sta piovendo. Oh, Davide, Davide, poi. Quindi non salito, gira. Scusa. Anch'io sono in salita, abbiamo lo stesso camion. Che cazzo? Ma che siamo arrivati, David, dai. Ma già siete arrivati, però. Che è vero, siamo già arrivati, ma che cazzo? È già arrivati. Oh, guarda questa montagna, che bello. Come 300 km. 400 più o meno. Ma è questa montagna qua, guarda che spettacolo. Carina, sì, sembra quella. Si chiama. In America. Spettacolo. Ma in salita già paura. Che fa questo? Che vuole fare? Passare? Devi stare dietro, sei francese, devi stare dietro. Azzo. È fuori, scrivi, sei fuori. Aspetta. No, la lock come hai fatto con quell'altro. E ti prendi un altro bar. No, dai, meglio di no. Scrivi, omba, stai dietro. Un altro mese fuori. Oppure l'idea quella Luca, ma sotto i 1500 mi si ingolfa. Scrivigli, ma che impappe vuoi? Posso rientrare? Vai, rientro. Che belle curve, Eric. Lo so. Normalmente non mi preoccuperebbe. Piove. Fuori piove e... Ma dove vai, Bob? Dove vai? Devi stare in strada. Pianino, sì, bravo. No, no, non si va a sbattere. Non si va a sbattere lì. Come i bambini, fa scassare. Con i bambini, con i chiodini. Bravissimo. Fanno inchiodare Gesù. Vieni, inchiodare, ragazzi. Paolo! Mi sei comportato bene, ti do un biscottino. Non ti sento. Sono Rick che parla col camion. Concentrato col francese, ma. Sì, perché ando, ma è proprio dietro, cioè basta che freno un po', me lo trovo nella cabina qua. Occhio a ste curve, raga, occhio a ste curve. Bene. Punto di corda. Ma vedo più il pallino blu, eccolo lì. Altro punto di corda e un altro bel nodo. Ale. Quindi i francesi sono partiti con noi allora. Sì. Però hanno rotto le palle pure loro. Io ero mezz'ora che lo aspettavo. Anche secondo me non hanno capito mica un cazzo di quello che stava succedendo. Anzi, pensavo che fossero già partiti. Tipo, muoio. È un modo di ruba convogli. Abbiamo rubato il convoglio. Lo sta piovendo. Ok. Allora occhio, perché quando piove si stacca il cavetto dei freni. Pedale non. Sei riuscito, Manu? Eh? Sei riuscito? No. Ale, sì, Ale, Rick, freni coi piedi. Scendi proprio dal camion.
un piede sul gradino del camion e l'altro per terra. Andare dritto. Vado a strada, dai, vado a strada. C'era ora? Ritorniamo agli albori del amico. Andare dritto. Ma tu state andando là davanti, Anto? 90. Non è possibile, sono a 96. Ah, 94. Questi stiamo ai 97. Mi sento come un contadino. Io l'ultimo che vedo è Davide. Io sto arrivando con calma. Quasi dietro Davide. La copia. Oh, party group, finalmente. Zitto. Scappa, scappa, scappa. Scappa. Andare dritto. Rick. Buona. Tenersi a destra e poi voltare a destra. Voltare a destra. Vola, mio mini pony. No, la conosci solo te, non so che cosa sia. Andare. La ascoltavi ogni giorno, Rick. Il ragno. La copia. La copia. Prepararsi a voltare a sinistra. Voltare a sinistra. E poi la 60 km l'ora. Ma siamo a Rostock o sbaglio? No, Cracovia. Sembra Rostock. Sembrava. Oh! Limone! Davanti. Attenzione, pallone. Eh no, perché ti hai visto un po' in difficoltà, allora. Sì, ti sta provando, la vedo tranquillo. Ho detto meglio che passo, sennò qua. Ma basta più. Mamma mia, che ricordi sto daffo. Che ricordi sto daffo. Andiamo avanti. Come fa a piovo col sole? Cioè tutto sereno e piove. A parte piove. Mo è iniziato. Questo ha fatto una frenata clamorosa. Davide, dove volevi andare? In mezzo ai campi? No, che... Perché bene anche la prima volta. No, che te mi aspetta. Sto cadendo il treno. Quindi... Anche tanto un pochettino fa. Sì, oh, vuole prendere i souvenir dal bordo strada. Aspetta. Oh, Gesù. Io sono Davis. Hai visto, avvisami, sei serio? Come mi avvisi, Davis? Sì, colpo di Grax. Così. Allora. Primo.
io se ti caccio di qualcuno? Okay. Io dietro. I francesi, no, i francesi. Cazzo. Il triangolo no, non lo considero. Diciamo che mi sono appassato i francesi, sennò. Stiamo per riconciliare. Oh, qua ci hanno recuperato i francesi, veramente. Andate da Paolo, francesi, vai, andate da Paolo. Che funziona sta roba? Ma non funziona. Non funziona. Ma questo sì. Dick, perché vai così piano, stai dormendo? Guarda quanto vanno quelli davanti. Quelli davanti potete andare un po' più veloci. 96, ah, se vai, vai, devi, 96, dai, siamo tutti. Vedo 5, ne manca uno, però dai. Il mio DAF non lo batte nessuno. Ritorniamo agli albori. Ma posso, Francesco, ma che palla, sono passi, non per quanto sei? Dove partiamo? Ma vediamo, iniziamo a andare in promozione. Quanto vivo? Io finisco questo, poi sto. 150. Ma che buono, ma non guarda, aspettami, eh. Mm-hmm. Oh, sorpasso Franci, ma lo tanto mi sa che è bloccato sto qua perché mi sono ribaltato, quindi mi sa che mi darà ma l'ultima volta che mi sono ribaltato mi ha dato 300 km di velocità. Che vai forte, carta miseria, è proprio forte. Quanto è furbito, minimo, ti ho messo il nostro. Ci ha messo il motore della Lamborghini di mano. C'è anche questa striscione dei guardrail. Ok. Che tranquillo, ma. Stai facendo sto francese. Matto, quanto vai? 6. Ci sono 96 io e stavo per lì addosso. Adesso no, però. Mi stavo avvicinando. Davide, mi spieghi come il mio camion è, cioè uguale al tuo, ma io vado il triplo di te in salita. Perché perché tu sei capace a guidare. Ma aspetta, ma tu c'hai il cambio manuale o cambio automatico? No, automatico. Vedi, io c'ho il manuale e ogni tanto mi siete e non sei capace a usarlo. E ogni tanto mi siete a cambiare. Infatti e non sei su come ti secca a cambiare? Ti secca a cambiare, quindi ma che tanto vuol dire? Ma ti secca a cambiare? ma dove cazzo? Ma vedi che poi dite che ce l'ho con Davide? Quando fa queste affermazioni mi cadono i coglioni, mi fanno male alle punte dei piedi. È arrivato il momento di silenziarlo. Preparati. E lui mi scoccia. Figa, raga, ho fatto viaggio tutto in prima, mi scocciava cambiare. Ma che cagamaghendo, 100 km. Allora non giocare a Eurotruck, scusami. È un simulatore, cioè perlomeno stai zitto e non dirtelo. Così non ti fai la figura di merda. Ho cambiato, sei dodicesima. Attenti che date inchioda, raga. E non mi suonate a me, non è colpa mia. Sei un carpentiere, eh? Mica io. Sedicesima e Cruis. Quante marce hai? 16. Perché così tante? Però sono ancora da 12. Cos'è? Un camion? No! Cazzo, devo sta rompere il cazzo. Sto facendo richiami a Leo. Ma a chi? A Cipriano. Ah! E già stai prendendo il telefono qua, già. Siamo già arrivati a Lublin. Qua siamo arrivati, guarda qua, mentre 60 km. Per fortuna che siamo arrivati perché c'è la seconda speed della riserva. Certo. Terzo, ridiamo. Guarda che ultimo. Gank. Andiamo. Guardate, c'è una Ale Fiera. Ale Fiera? Una Mongol Fiera. Ti dissocio. Ma 50 che ne vado, cosa è arrivato? No, io non ho la trace.
Cosa, scusa? Mi sono copiato. Pensate, quindi, Leonardo. Easy. Prepararsi a voltare a destra. Sono i francesi, non mi sorpassano per rispetto, attenzione. Mannaggia. Voltare Spiga. A destra. Se avevi un Renault, ormai ti chiamavamo francese. No, raga, ma vi vedo girare tutti a sinistra. Ma cosa, a che velocità avete fatto la curva? Ai 100? Davide, che è schiodato. Minchia. Davide, impara a guidare bene, togli l'intensità di frenata, dai. Davide, non frenare, schiantati con te, credo che... No, rallenta, non frenare, rallenta. Minchia, impara, Dio fa. Cioè, il freno motore che lo puoi usare benissimo. No, non ha il freno motore. Lui c'ha il c'è la mano fuori del cambio e che te la ficchi su per il culo. Dai Davide, non me le tirare. Km/h. E se eravamo solo io e Rick in sto viaggio tutto il 97 senza mai mollare, vero Rick? Anche 99? No, 99 no. 97 più fattibile. Si apre, vada, si svegli. Voltare a sinistra. Questa dovrebbe essere l'azienda dove c'è... No. Ah, no, no, no. No, non è promotto. No, ma manca ancora 180 km. Siamo arrivati. Forse era meglio seguire noi, sai. Voltare a destra. Ho tirato dritto un paio di volte, non avevo voglia. Conviene far presto perché sennò tenersi adesso la prossima rotonda vede benvenuti a Londra. Ma era tutta dritta, non avevo voglia di mettermi lì a frenare e girare a destra. Poi ci siamo in tascale, vi dirò. Perché c'è come come Davide? Che cazzo è? Perché c'ho cazzo, qua sono incato nell'altro profilo di mettere il... Vai, 2 km, sono quasi arrivato, spavano. Ma tutti i francesi mi hanno aspettato, rispetto. Rispetto. No, Andy. Mi dovete chiesto tizio qua. Io no. Chi no? Rotonda. Ah, chi dove è straniero, eh? Kiro. Kiro è quello che c'era al parcheggio del convoglio. Sì. Raga, 0% di danno. Distance. Please. Come? Ilian Mbappé. Guarda, mando l'amicizia su Steam. Accettala perché sennò ti vedo sempre blu. A me? Che cazzo mi sono messo? Boh, raga, io direi di scappare subito da qua. Sì, perché c'è un'invasione di mangialumache. Promod? Dove? Promod dove? Allora, quindi, come faccio? Ragazzi, la live è finita, andate in pace e ci vediamo alla prossima. Ciao belli! Ciao. Okay, vabbè, l'altro più bello che io abbia mai visto. Ci spostiamo di là. Ci spostiamo di là. Quanti chilometri facciamo? Questo poco arrivo anch'io. Dissociatore in pro. Fammi salvare. Ci spostiamo un attimo di là, ragazzi.
migliore? Sì, ovvio. Ma fammi cambiare, aspetta, come lo posso. E al primo distributore dopo bisogna di fare un boccino di benzina. Voltare a destra. Ti vorrei meglio, eh? Bene. Voltare a sinistra e poi voltare a destra. Abbiamo sbattuto a Zurigo, dove andare? Come ha detto Bernoulli? Voltare a destra. Repubblica Ceca. Termina il nostro viaggio. Minchia, quanti chilometri che sono? 725. Mi conviene che no, non venga. Come faccio? Non ce la farò mai, no? Non c'è il garage. No. No, 700 euro sono troppo. Al lavoro. Non sai mica dove comprare garage poi. Vedo come devo trasportarla, ma ti lascio qua. Andrà questo, Ma che cazzo? Era un bel venticello oggi pomeriggio. Vero, è morto tutto. Non posso trasportarla, andò. Ci vuole un po' di tempo. Col camion non ci possono fare 700 km. Tu non ce l'hai i soldi per comprarti un garage qua? Ah, si può comprare pure a distanza il garage. Sì, Ah, perché ancora ce n'è solo uno. No, non puoi. Devi comprarne almeno tre. Ah, tre per poi comprarli allora. Cazzo, partiamo? In verità non ci ho pensato, però. No qua. A destra. Otto Davis. Davis. Non era qua Davis. Domani lo so passare Davis in bicicletta, no? No, che. Raga, io ci sono, potete anche andare, devo solo caricare. Va bene. Vai, andate ragazzi. Voltare a sinistra. Ecco, vedo questa entrata. Voltare a destra. È giusta per il DAF. Sinistra. Cosa vuol dire giusta per il DAF? Prepararsi a voltare a destra. Che gli altri non passano. Voltare a destra. La che anche il DAF ha le sporgenze. Prepararsi a voltare a destra. Voltare a destra.
Quindi ha preso l'arga, figa. No, oh, attenzione raga, fermi. Un attimo l'arga. Che cazzo di curva è? Oh, vado pure io, raga. Ah, domani. Non va normale. Ciao Luca. Dove minchia vai? Andre, dove minchia vai? questo è il karma, lo sai? Che ah, questa proprio è stata bellissima. Che è successo? Ma che è successo? Niente, Andrea è andato dove stai andando tu. Mutato. Andrea, vai avanti che puoi girare. Tanto già fuori. 96. Sì, sì, vai, vai, vai. Vai, 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 non ti fermare, non ti fermare. Italia 98. Vai, 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 non ti fermare. Alla rotatoria prendere la seconda uscita. Uscire adesso. Attenzione, questi cambia corsia. Porca puttana al benzinaio. Ai cazzo. Ma rifornimento d'emergenza su 150 km che puoi fare. Ah, ma sono 50 litri. Tenersi a sinistra. Stavo andando dritto pure io qua. Stavo facendo la fine da Andrea. Ah, ma è tutto autostrada qua, ragazzi. Strada dritta. Allora, cosa volevo vedere io? E senza il carburante? Questo sì. Che è successo, Andrea? Tenersi a sinistra. È ribalta? No, invece di girare adesso ho continuato dritto. Stava facendo. Dopo la deviazione. Pure stavo cascando. Ma dov'è? Stai vicino? No. Allora facciamo così. Sei un folle? Beh, se ti pare che io perdo tempo. Perché non me lo fa fare? Forse non è finito ancora? Eh no, aspetta il camion. Tenersi a sinistra. Ah, devi provare a metterlo in moto. Se non provi a metterlo in moto, non te lo dà. E giù punti su di chirurgo. Timo, avete visto il soggetto? Timo, stai calmo. Oh, viene se sei. Allora, eventi. Fammi vedere un po' su di TikTok qua come so. Allora, prima di Davide. È 716 e 639 fatto, dai. Tenersi a sinistra. Aspetta, muovi. Oh, no, ma non penso che tu l'hai raggiunto.
15 e 234. Potevo usarne anche uno. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Qua sei a destra, eh? Uscire a destra. Ma lo posso anche cancellare. Non importa, troverò un nuovo percorso. Magari anche di perché poi vi fa uscire e poi rientrare, se andate dritto resta in strada. Abbiamo capito. E tu Anto domani vai al lavoro? Io sono a casa la settimana. No, ci sono due. Sì. Però ci sono passati. Che si fa? Si va qua a 80. Mi ha fatto più di 50.000 km oggi, la porca miseria. E te? 50.000, no, tutti insieme, oggi. Siamo a 47, metti quest'altro viaggio qua che stiamo facendo, superiamo i 50.000. Hai visto Anto che gruppo si è tirato su? Sì, no, niente da dire. Sì, gruppo. Calcola che... Dico, ci resta solo domani, se finiamo il sesto posto qua è record aziendale. È ancora meglio, tutti log siamo undicesimi. Abbiamo superato di slanci 300.000 crediti. Tutti log siamo in 3? 4. No, in 4, anche Davis. Sapete qual è il fatto? Aspettate che... Perché noi abbiamo fatto tanti chilometri come gli altri, diciamo, quelli davanti, solo che se guardate quelli davanti, magari uno fa 150.000 km, uno fa 200.000, noi con la media, con gente che con le prime due che fanno 60.000, gli altri che hanno fatto 20.000, 30.000, cioè questa qua è il gruppo che fa... Non è una persona. Davide, che giocavamo ancora a PVM e non li facevamo. Esatto. Questo sì. Però vedi il fatto che, ok, mo PVM non ci abbiamo giocato, però il fatto, come dico io, che se giochi sempre ad Aerotrack prima o poi ti stufi, cioè in questo modo, vedi, messo un attimo da parte PVM, cioè non è che non avevamo voglia di viaggiare. Li ho messi qua e ci siamo divertiti. Secondo me quest'inverno arriveremo a 1.000.000 di chilometri totali. Sì, vediamo. Giusto in un mese. Noi con la Wolf Record abbiamo fatto 900.000 l'ultimo mese. Sì, me lo ricordo. Antonio Anci 37 ha visto il video che hai condiviso. Hai appena visto il video? Che video? Di TikTok. Tenersi a sinistra e poi continuare dritto.
andare dritto. Quanti chilometri erano questi? Le... 187. Poco meno di 1.287. Andare dritto. Mi spiace per i ragazzi, là, ma c'è un quarto d'ora di ritardo, cioè non è che... pareggi pure Davis, mi ha detto se finiamo presto vengo. Mette 8:30 a questa parte. Non c'è. Voglio dire 5 minuti, ok. 5 minuti, ti aspetto pure. Beh, ci sta, 5 minuti, un contrattempo, quello che è. Ma un quarto d'ora. Ma così senza. Senza problemi un quarto d'ora. Li hanno tirati pure i francesi. Stavolta. Ah, vuole via quella. Vabbè, loro se sono tordi, sono tordi, eh. Andare dritto. Dito pure tutta la roba da bere domani. Da fare un po' di spesa di... da bere. E tu hai avuto qualche sintomo, Anto? Ma verità, Andrea, solo stamattina un po' la spalla, ma ho messo a fare due esercizi con la spalla. Ma è stato subito. Ieri. E io più che altro sentivo... È presente quando tu provi a tirarti la manica verso il basso e poi alzare il braccio. Cioè, proprio come se qualcosa tirasse, ma non un dolore. Hai fatto anche tu il vaccino? Sì. Quando? Il 23. E quindi. Solo che io rimarrò con una sola dose. Hai fatto già sentito? No, stavo sentendo la radio. Che chi ha fatto una sola dose non può andare in vacanza. Pazienza, adesso qua mi faccio la seconda che devo fare. Ah, beh, devi vedere se è vero o bugia sta cosa. Non puoi andare teoria... all'estero. Esatto, all'estero. Ah, all'estero. Italia è zona bianca. Tu considera quindi... che quando tu fai la prima dose ti rilasciano il certificato bianco, diciamo così. Che ho scaricato, quindi puoi partecipare alle cerimonie, quindi matrimoni, eventi, cose così. Se te lo richiedono tu ce l'hai. Il problema qual è? Che andare in altri stati tenersi viene a sinistra, richiesto quello verde, non quello bianco. E quello verde ce l'hai al ciclo vaccinale completo. Quindi okay. O con le due dose, oppure andate. Se fai Johnson & Johnson col vaccino quello te lo danno subito. Ovviamente perché è monodose. Sì, sbloccano il fatto delle regioni, allora lo faccio giù.
Ma in teoria io ho capito che la prima non lo so, ma la seconda tu potevi dire guarda, quando faccio la seconda sono in questo posto qua, mi sposti. No, ho chiamato lì. Ho chiamato l'ASL di Napoli. Sicilia vabbè, ho lasciato perdere perché là lascia stare. E mi hanno detto sì, può darsi che più avanti si sblocca, ma per ora non puoi. Se vuoi, se proprio vuoi, fatta la legge, trovato l'inganno, tu il vaccino lo puoi fare dove hai il medico, dove hai il medico. Quindi mi hanno detto ti prendi il medico qua, ti fa il vaccino e poi te lo riprendi a Brescia. Posso andare dopo tutto? Andare sono... Dobbiamo svegliarmi presto. No, 98 spalle. Ma 98, vai. E spero che la sbloccano sta cosa, perché penso che non mi troverò solo io in questa situazione. No, assolutamente no. Io anche perché io ho la seconda il 28 di luglio. Vabbè, io non scendo da nessuna parte, non vado da nessuna parte. A me il 28 sarebbe stato l'ideale. Però puoi chiedere l'anticipo della seconda. Sì, è il primo. Il primo agosto, doveva farla il 7, il primo poteva farla. Ah. Poi il primo è domenica, cioè io il primo già sto giù. Siamo in Italia. Vabbè, però se ma te ce l'hai la mattina o pomeriggio l'appuntamento? Della seconda? No, tanto è lo stesso. Ah, la mattina. La mattina forse riuscì anche a paura mia che magari la seconda dose ne risentivo di più, cioè non sapendo la prima come andava a finire, ho detto non è che la seconda poi dopo metto sulla macchina a viaggiare che magari non sto bene. No, ti viaggio in macchina? Eh sì, dai, un GG da gammanetta. Metto cruise control a 98 e vai. Tra. Arrivi dopo due giorni. Però la fila di camion dietro. Arriverò. Prima così. Alla tipa al centro vaccini là. Ho detto tu ti puoi rifiutare, lo puoi fare a settembre, però se proprio vuoi un consiglio, fattene almeno uno, almeno scendi, c'è cioè almeno una dose. Sempre no, un po' più protetto sei. Metti che vuoi andare in un posto, che ti rompano i coglioni, che vogliono il certificato, ti scarichi quello bianco e dice senti io ho fatto la prima. No, la a me seconda... me lo porto appresso quello che. Comunque infatti io spero che faccia Johnson & Johnson, che Johnson & Johnson c'ha... Johnson & Johnson mi sa che non lo fanno più, come ho capito. Fanno praticamente 95% Pfizer. Buono di Pfizer. Eh sì, a me quello mi hanno fatto. Che non buono. Loro dicono che Pfizer ha più... Cioè... Anche contro le... varianti, volevo proprio vedere con una variante indiana e questa nuova come cazzo che si fa un caccia su di notte. Sì, ma varianti e varianti è lo stesso virus, cioè non è che è come dire un uomo italiano e un uomo africano, il colore della pelle è diverso, ma se dai uno schiaffone dico si fanno male tutti e due. Sì, ma devi vedere che cosa vanno ad intaccare, capito? Come se tu dicessi tumore alla gamba e tumore al pancreas, è logico che un tumore alla gamba ti puoi salvare, tumore al pancreas hai 5 mesi di vita. Là alla fine dici sempre tumore, però è diverso. Vedremo. Secondo me a settembre staremo punti a capo. Non lo sento.
Poco, boh, per televisione hanno detto che in campagna nessuno si vuole vaccinare. Ho chiamato oggi, là c'erano i centralini super affollati. Allora, quello che dicono i giornali è una grandissima minchiata. Poi erano tutti al mare. Fatalità campagna. Fatalità campagna. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Campania Umbria sono quelle che stanno rischiando il coprifuoco per la variante Delta. Uscire a destra. Luca, la mascherina l'ha prolungata fino a fine luglio. Domani, da domani. Ah, quindi si deve tenere ancora? No, in campagna. In campagna. Ah, in campagna. Sì, che ha fatto una delle sue uscite teatrali, perché tanto sono tutte teatrali, che ha iniziato a dire da lunedì in Italia si potrà uscire senza mascherina all'aperto. Poi in campagna da lunedì sarà obbligatoria la mascherina all'aperto. Ti cazzi. Sì, ma come ho capito io è sintetizzato così, ma non è proprio così. Se lo è sintetizzato da solo, perché lo ha detto lui. Ma sai che tanto in campagna sta rischiando il coprifuoco. Giù così è peggio di qua, cioè qua fanno l'aperitivo alle 7 tutti a casa, cioè giù mezzanotte c'è ancora il traffico per strada. Sì. Fino pure alle 2. Qua tu non immagini nemmeno quante persone si sono beccati la multa per il coprifuoco. La stiamo ascoltando, guarda. Comunque le varianti ho visto che cioè vengono fuori sempre quando sta grande, quando sta sopra, forse sopra. Non te lo dicono prima. Prima non lo dicono, ma è palese che ci siano anche prima, cioè non è che così la mattina dopo si alzano variante in più. Però te lo dicono in televisione, comunque nei giornali, solo dopo che hanno allentato le misure. Allora ti dicono: ah, guarda che c'è anche questa cosa qua. Attenzione, che a settembre siamo punti a te. Fanno sempre così. Pensi che 2 mesi fa non ci fosse, ma ci sarà già stata. Però non ti dicevano niente. Beh, diciamo che diventa famosa quando inizia a infettare un certo numero, una certa percentuale di persone. Per adesso è l'1% in Lombardia. Beh, ho sentito che in Italia già il 17% è quella variante lì. Perché c'è Delta e Delta Plus addirittura. Non sai che cazzo Plus, sia. No? Beh, c'è anche avrà lo schermo più grande la Delta Plus, non lo so. Poi vediamo cos'è il. Ah, c'è anche l'HF, la Delta HF, quella la variante Omega. Quella più veloce. La Omega come sarà? Questa era la 20 mega, la 100 mega. Qui ho raggiunto Paolo. Paolo, ti stai addormentando? No, a 96, dai, sono un po' stanco oggi, sì. Oggi sì. Sì, è un po' silenzioso. Sì, è quello. L'allergia oggi mi ha ucciso. Ho preso antistaminico, quindi. Tanto riposati un po', sembra viaggiare assai, ma. No, oggi non ho fatto assai, dai. No, quando era 10.000, quando. Ieri notte con Andrea abbiamo fatto quasi 5.000, quando era? 3.700. A parte sempre di oggi, Sì, però oggi come giorno di sole ne ho fatti, penso, 6.000, forse 5.000. Ma che mi rompi la telovia? Vabbè. 77.596, io sto a 77.580, sei a 16 km avanti. Io 56.540. E che battaglia. Ma purtroppo finisce qua, perché domani rientra tardi, quindi. E ti aspetto, qual è il problema, figura. No, e perché Ando, scusa, se vuoi viaggiare, che cavolo. Viaggio solo per Woodlock, dai. Stacca track. Quindi domani Pine Arcade è 160. Che ci. Diga!
Beh, 160 butti giù talmente tanto di quel gasolio che per 29. E sono a 10.005. Però l'impegno c'è stato, anche. Andrea 10.009 e io 9.002 ho fatto. Guido pure ha fatto 5.000, cioè, porca miseria. Oggi si è cazzato, dopo che l'abbiamo fatto vedere come farsi in viaggio. Si è messo a farne a destra e a sinistra. Guarda, si è preso il DAF. Ma come ci è rimasto? Madonna, che è sta roba qua? Degli specchietti con le telecamere. Ma che sono sti aletti? Si è detto sto di pollo, non so. Tu l'hai detto, tu li devi dire, se premi alto F4 vola. Era tutto casato, eh. No, poi magari mancato. Quando si connetteva diceva mi sa che mi sono schiantato, si è spento tu. No, oppure questo dovrebbe farlo ballare quando sei quando sei in corsa al tab. Ma scusami, Rambo è veneto? Vicenza. Ma è veneto? Vicenza, sì, è Vicenza, sì. Vabbè. Perché mi sa che stai pure tu, Anto. Ieri si è messo a dire chi era, Francesco, che i veneti mangiano i piccioni e i gatti. Dopo 5 secondi ho sentito Rambo, beh ragazzi, io va. Era nervoso Rambo, cioè, nervoso. Ma mi stavo pisciando la lenza. Oh, è un altro tipo particolare, sto Luca. Minchia. Sì, Luca e Francesco. Allora, porca ha messo. Porca miseria. Ha messo, ci sta a parcheggiare Luca, porca. Ha messo, ce l'ha messo, quando lui mi ha detto ho una voce molto famosa. A me sembra la voce di Peppe Fetix, quello che fa, donne, datemi i piedi. Solo che lui mi ha detto... te lo giuro, là mi stavo pisciando addosso, te lo giuro. No, ha detto il fatto prima del teletrasporto che voleva venire pure lui. Ho pensato, ci stavo dicendo, oddio, se un'altra persona avremmo fatto presto. Ho detto, vabbè, fammi sta zitto. Ho detto, no, ci vuole un po' di tempo, poi facciamo domani. Aldo, e stamattina come l'ho risposto? Visto che ha fatto sì. Paolo mi ha detto che devo fare così, Paolo mi ha detto fa così, ci tendi inerente a che cosa? Ah, offline, che al fatto di offline, no, poi Paolo mi ha detto di fare, ma che stai dicendo? Non ma non era per quanto riguarda il viaggio. No, ma lui, allora io la cosa che gli dissi di fare offline, che le mod, purtroppo qualcuna funziona solo offline, quindi ho detto se vuoi prova prima offline e poi vedi se te la carica online. Però non anche tu offline intendevi single player? Esatto, sì, e quello chissà che cavolo ha capito. Ah, comprare camion, ma ha detto ma il camion lo devo comprare offline. E io gli ho detto perché, e lui mi ha detto perché Paolo così mi ha detto, se no non me lo danno. Io poi ero appena entrato. Ti danno le chiavi. Non dici strozzato. No, ma sarà. Sarà bello pesante questo. Mamma mia. E questo, io l'ho detto oggi pomeriggio. Va in coppia benissimo con Davide. Sta sempre a parlare. Sì. Infatti sentivo Andrea ogni tanto, ci sta. E mo' fatto questo, Andrea, ci sta. Sì, io ma... andiamo a loop. Sì, non ti ascolta, cioè, mentre dritto qua, no, ho sbagliato. Vabbè, dai, girate di là voi, per recuperarsi 16 km. Guarda là. Mentre gli spiegavo le cose... Vabbè, l'ho fatta apposta, dai, vabbè. E gli dicevo come fare, no? Allora vado qua, vado là, ok, va là. E gli dicevo, aspetta, non ti muovere, stai calmo, lui col mouse, tic tac tic tac tac. E dovevamo rifare tutto da capo. Allora devo fare così. Diceva, ma che devo fare così, tic tac tic tac. Faccio tutto.
Ah, oh, comunque sarà bello pesantuccio questo. Mamma mia. Però almeno dice qualche cosa. Vabbè, non sarà mai come camionista. Sì, c'è, vabbè, c'è. Però di cuore è buono, dai. Detto, l'ha mai detto una frase di senso compiuto, camionista. No, no, camionista bambino, quello proprio zero. Quello manco lo vorrei nominare. Oh, camionista dalla live di Anto, di Palleggi. Oh, ti ricordi? Oh, camionista, che si chiamava camionista. Ah, quello che Fortnite. Quello che dice Fortnite, oh, ragazzi, no, 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 ragazzi. Aspetta, no, sono giusto. Si chiamava Fortnite, dopo si è chiamato camionista. Camionista che stava nella tua live. Coso là, The King, là, come si chiamava? The King. No, Anto, ti ricordi quella live che lui si messa a dire che giocava nel Pescara, poi nel Napoli? Chi è? Mi ricordo un'altra persona che dice una cosa del genere. E chi? E Francesco, quello. No, Francesco, camionista era. Chi si chiamava camionista? Anche un altro account, però io lo conosco per aspetta. Fortnite si chiamava. Aspetta, se no qua sbaglio un'altra strada. E diceva che viaggiava con i camionisti. Ma Giuseppe De King. No. Si chiama Fortnite, si chiama. Noi si chiama camionista. Camionista 24. Ah, sì, l'altro. Ti quando facesti quella live sì. Poi disse di stare nel Napoli, poi si è messo a fare i palleggi. No, fu una live top proprio. Sì, che stai, sto facendo i palleggi. Faccio con 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Poi saltavo i numeri. 10, 12, 16. Sì, mo mi ricordo. Oh, proprio l'hai rimosso tu. Ragazzi, Melania, tenete a bada il vostro amico. Invitala qua, eh. Accede come torna subito, Ale. Che serve? Ma tu sei fidanzata ancora, Davide, sì? Eh? Tu sei ancora fidanzato? Ma quando mai? No, hai detto che stavi insieme ad un attimo qua. Stavo. Da oggi. Sì, ma la scorsa. Mesi. Oh, cosa mesi? Due mesi fa. Sì, più o meno il mese scorso. No, cioè. Un mese. Un mesetto, ma manco pure forse. Appunto, due mesi fa. Ma non è che tu le cambi una ogni giorno e poi le lasci? Le dimentichi nella settimana. Eric. La chiave che apre tutte le segature, eh? Sì. Oh, gli Anonymous. L'ho detto, sei Anonymous. Buonasera ragazzi, buonasera, buon viaggio. Ma non li avete incontrati voi? Sì. Sì. Io no. Quanto vi manca? Adesso a 3.30. 270. Ma perché sei dietro Anto? Tenersi a sinistra. Ho sbagliato strada. Siamo sotto ancora. Mi servivano 16 km in più.
com'è questa azienda? Non so, bella? Ma te la faccio vedere. È tipo devi posteggiare. È facile a parcheggiare comunque, niente di. Però boh, io non la conoscevo. Siamo passati talmente tante volte da lì. Fammi iniziare a rallentare qua. Siamo quasi arrivati. Oggi ho accusato un po' i chilometri. Fatto un po'. 6.000, quanto hai fatto? 6.380. Però ne avevo fatti di più, erano 6.700, non me ne ha calcolati quelli che ho allungato di 1.000 quasi. Comunque 6.000, eh sì, è proprio al limite della mappa. Ah vabbè, tu c'è pure la Spagna, la sala di Spagna. Quando metteranno i DLC della Russia ti fai Spagna-Russia. Porco Giuda. Arrivi a 10.000, secondo me ci arrivi. Ma sì, sicuramente. Ma là sarà un viaggione proprio che ti spaccherai il sedere, proprio, la schiena. Là è da fare 5.000 la mattina e 5.000 pomeriggio fino alla sera. Vedere un po' di quando. Eh? Il record è 11.000 proprio a 20.000. Stavi dicendo, Anto? Da vedere di quanto la fanno grande sta Russia, di quanto entrano dentro. Secondo me entro sulla Mosca e basta. Vabbè, comunque se vogliono fare proprio tutta la Russia, cioè tutta, non è piccolina la Russia, sbaglio. Ma fare un quinto della Russia, la parte abitata, quella europea, e fare tutta la Russia sarebbe come aggiungere solo una strada, perché poi comunque il ProMod metteranno tutta la Russia ricca? Non lo so, però considera che da un quinto del... Cioè te togli la parte europea della Russia, vai verso la Cina, diciamo così. A me è proprio quella che mi interessa lì. Ma non c'è niente. E spero che quella strada la fanno. Ma proprio ci sarà qualche paesino, ma... Cioè, tutta... Non c'è nulla là. Penso neanche che sia obbligatoria per la prima volta. Beh, vedremo, questo decideranno. C'è un momento. Sì, se la fanno come dico io, spero che la facciano, e 18 euro glieli do proprio subito, anzi. Il primo che l'acquisti sarei tu. Poi mi devono mettere anche gli NPC che si scontrano da soli. No, è il video che fai, che vedi su YouTube. Sul ghiaccio. Dopo ci vuole la moda a tasca. È vero. E perché li piace fare tasca? E non ho capito qua se è legale, non è legale. Sì. È legale? Sì, no, la puoi avere assolutamente. Quindi è utilizzabile per una prova. Assolutamente. Sì, però non la puoi diffondere. No, tu devi, ovviamente è un video che devi tenere tu per te, però puoi andare con la copia del video interessato a fare denuncia o ricorso anche a una multa. Esempio, ti fanno una multa per divieto di sosta, per dire, tu hai la tasca accesa. E magari si vede che invece che tu hai parcheggiato sulle strisce blu, non hai pagato il parcheggio, non è divieto di sosta, ma semplicemente non hai pagato il parcheggio. Amico mio, la BMW c'ha l'applicazione sul telefonino che vede tutto intorno, quindi non fosse già incorporata. Ah beh, ha le telecamere lui.
Infatti, quando parcheggia la mattina la metto sempre a fianco a lui la macchina. Anche la mia pensavo che se parcheggiasse di distante così almeno qualche cosa tipo se sbatti sul portiere. Che macchina hai Anto? Focus. Ah, Focus, sì, vedo. La sportiva? No, la sportiva 95 cavalli, no, ma non sono proprio No, ma va bene, Davide. Viaggio. Ma è a 200 all'ora, non ci vado più io, saranno 15 anni che non vado più a 200. Però quanto vai ai 190 all'ora? È regolare, 140, ma 150 proprio. Se vedo che mi sto addormentando. Ma sulla 1... Cioè, sì, sulla 1 il limite è 150, no, se sbaglio. No, 130. Ma non mi ricordo, la zona che era 140. Mai stato. Volevano metterla per quelle a tre corsie, ma non l'hanno mai messa. Così, ci danno. Allora, nel codice della strada c'è. Cioè dice che nelle strade con certe caratteristiche il limite è 150. Però non al momento non ci sono. Cioè diciamo che se per assurdo togliessero il cartello sul tratto a quattro corsie della A1, cioè togliessero il cartello 130, potresti fare il 150. Comunque mi mancano 10 km. 110. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Uscire a destra. I limiti italiani sono discutibili. Voltare a destra. Poi c'è la Germania che in alcune strade non c'ha proprio limiti di velocità. Credo tipo il 60-70% delle autostrade non ha limiti. Sì. Però hanno la velocità consigliata. Se tu vai oltre 130 l'assicurazione non paga. C'è un incidente. Quindi sì, ti dicono puoi andare a quanto vuoi, non ti facciamo una multa, ma altro rischio per il... Se fai un incidente, vabbè, già 130 già da fai male. Sì, 100, ma 200. Il problema non è, infatti non sei tu che ci rimani secco. Il problema è che sono fai. I tuoi familiari che devono pagare i tuoi debiti poi. È sempre lì il problema. Con l'airbag funziona soltanto fino a 80 km in realtà. Bello che qua in Italia siamo capaci di avere, come qua da me, una strada che in ogni corsia ci stanno due camion affiancati e c'è pure dello spazio in più, con limiti a 70. Poi la strada che da Forlì porta a Cervia, che in certi punti due camion non riescono a passare, devono fermarsi, il limite è sempre 70 all'ora. Cioè non ha senso. Che perdonami se ti disturbo, sì, se ti interrompo. Tanto, ma bisogna scaricare in una pompa di benzina? Sì. È quella della foto. Quando vuoi, Rezzonico. Abbiamo passato e ripassato questa strada. Abbiamo mai visto. Oggi mi sono fermato a far benzinare e ho detto, cazzo, ma che è sul pippo? Ma c'è proprio allora, l'azienda, puoi anche caricare. Sì. Però se vai lì per viaggi non te ne danno. Ah. Quindi io, vabbè, io. Puoi partire. Oddio, non ho provato a partire da lì. Non te lo danno. Se non ci sta il blip, no. Dov'è il blip? C'è il blip. Solo che non lo vedi, perché una volta scaricato, secondo me c'è la piazzola occupata, quindi non c'è posto per caricare un altro rimorchio, perciò non te lo fa vedere. Quindi Paolo, quanto fai? 1187.
87 più 13 devo fare 1203, vediamo. Paolo, tu ci sei capitato tu, però io tutti i mesi qua, una volta con Davis, una volta con Toast. La prossima live.